chiudiamo ufficialmente questa mostra. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza. Do il benvenuto al professore Andrea Silvestri, che è docente di sistemi elettrici per l'energia e di storia della tecnica del Politecnico di Milano e in più è responsabile del centro di storia dell'Ateneo che si preoccupa e ha come compito di raccogliere tutta la documentazione che riguarda la storia dei sistemi industriali, non solo. Il professore poi illustrerà adeguatamente quali sono le finalità. Grazie a tutti. No, io volevo semplicemente illustrare e spiegare il perché di questa mostra. Il museo è nato ormai diversi anni fa e aveva fissato nel suo programma tre sezioni: la sezione oggettistica, che doveva conservare e valorizzare tutto ciò che era stato prodotto dalle fabbriche di Casalmaggiore e non solo di Casalmaggiore, la sezione archivistica, che doveva conservare tutto ciò che era documento cartaceo, documento di vario tipo, e la sezione tecnologica, che raccoglieva le macchine e gli attrezzi che erano stati utilizzati e che vengono utilizzati tuttora per la produzione della bigiotteria. Per fortuna il museo è riuscito ad avere una serie importante di macchine che si sono salvate così fortunosamente dalla rottamazione, come si chiama oggi, e possiamo presentare quasi un ciclo completo della produzione meccanica della bigiotteria. Le teche sono state organizzate appunto cercando di illustrare un po' alcune di queste lavorazioni, perché direi che ogni oggetto richiederebbe una storia a parte, perché ogni oggetto ha alle spalle tutta una serie di lavori e di specializzazioni. Qui abbiamo cercato di ridurre in sette teche ciò che è più, a nostro parere, più importante. Dopo, successivamente, finito questo incontro, avrete la possibilità anche di osservare in un video che abbiamo realizzato recentemente alcune di queste operazioni che vengono utilizzate. Io cedo la parola al professore Silvestri, che è già stato presentato. Prima di tutto vorrei complimentarmi, compiacermi per, ancora prima che questa iniziativa della mostra, per il Museo del Bijou in sé, che mi sembra altamente significativo, soprattutto se visto non come museo stravagante, di particolarità più o meno strane, sconnesse dal territorio, ma invece come qualcosa che ha a che fare e che vuole portare alla luce la memoria di attività, di un contesto anche sociale. Mi sembra che per esempio il museo sia anche attento alla vicenda dei rapporti sindacali, al limite dell'ambiente di lavoro che gravitava intorno a queste società che si occupavano di bijou, e quindi mi pare che abbia fatto questo sforzo pregevolissimo, oltretutto aiutato da una bellissima sede, dalla passione di tante persone che volontariamente si offrono, abbia veramente realizzato qualcosa che va al di là della semplice collezione di oggetti pur belli e interessanti, ma che tocca il cuore di quello che è la memoria storica di realtà diffuse che dovrebbero essere sottese agli obiettivi di un museo. Detto questo, e poi non avremo modo di sentire i curatori della mostra, che senz'altro ci chiederanno, ci aiuteranno, e delle persone che conoscono di prima mano gli oggetti, le cose, che ci faranno
toccare in un certo senso quella che è la realtà museale qui raccolta. Io volevo solo spiegare, dopo questa premessa, le ragioni per cui il Politecnico ha avuto la fortuna di entrare in contatto con il Museo del Bijou e ha dato questo piccolo contributo nell'allestimento della mostra. Al Politecnico esiste, e posso dire, perché almeno questo credo che sia innegabile, che l'ho voluto io e che attualmente mi trovo a dirigerlo, un centro per la storia dell'Ateneo che ha delle finalità che forse chiariranno perché ci sia stata questa intersezione tra il Politecnico e il Museo. Il Centro per la Storia dell'Ateneo, come dice il suo nome, vuole occuparsi di salvaguardare e valorizzare la storia del Politecnico. Una storia non lunghissima, il Politecnico è nato nel 1863, ma è pur sempre il primo Politecnico italiano, ma una storia che, a cui il Politecnico ha sempre guardato con particolare attenzione proprio per valorizzare e, ancora prima, salvare le proprie radici. È ovvio che la storia del Politecnico si è da sempre, da subito, sempre intersecata con la storia dell'industria, con la storia del mondo produttivo e dunque con una storia in cui anche l'industria del bijou, che ha dato luogo a questo museo, fa a buon diritto parte e che anzi mi sembra abbia significativamente connotato la città e la zona. Allora, tra le finalità del centro c'è quello per appunto salvaguardare e valorizzare la storia del Politecnico, ma anche, ripeto, dell'innovazione nel nostro paese che con il Politecnico ha avuto sempre proficue intersezioni. Tra le finalità c'è quello, per esempio, di guardare con attenzione, salvare, rendere disponibili per fruizioni più generali che non quelle dei soli specialisti, oggetti che abbiano interesse storico, e qui abbiamo degli oggetti che hanno interesse storico, macchinari, apparecchiature, strumentazioni, e qui abbiamo macchinari, apparecchiature, strumentazioni, e anche fonti archivistiche, e anche qui abbiamo documentazione archivistica che è stata salvata e che anche in questa stessa esposizione è stata valorizzata. Ecco quindi che in questi poli le macchine, le apparecchiature, la strumentazione, gli archivi, gli oggetti della produzione ci possono essere individuati i trait d'union tra un centro come il nostro e un museo come il vostro. Noi ci siamo occupati, per esempio, di queste macchine, di queste apparecchiature, di questi strumenti, di questi oggetti, di avviare un processo di schedatura, e anche voi siete interessati alla schedatura di questo materiale. Dunque ecco un'altra ragione di contatto. Dei nostri archivi noi abbiamo avviato un censimento e là dove censiti anche uno studio inventariale più dettagliato, così come del vostro materiale d'archivio sentite anche voi l'esigenza di un lavoro del genere, e qualche prima traccia lo si vedrà nella mostra stessa. Quindi ecco che tutte queste ragioni hanno giustificato che ci si incontrasse, che si collaborasse e che si potesse dare una mano per portare a compimento questa bellissima iniziativa che è questa mostra. Il Centro per la Storia dell'Ateneo si è appoggiato in maniera fondamentale in tutto questo lavoro in comune sulla dottoressa Anna Maria Galbani, che appunto è del centro e che ha rappresentato, diciamo così, il motore primo e l'animatore di questi contatti. Dovendo poi pensare anche di avere a che fare con macchine grosse che devono essere, di cui si deve rendere conto, che devono essere studiate nelle loro particolarità e che devono essere rese note nella documentazione d'archivio che le descrive, eccetera, era inevitabile che io pensassi di
Ghioria Galbani, pensassimo al professor Edoardo Rovida, che non soltanto ha grande competenza nel settore delle macchine, ma che ha anche grande attenzione per la loro valorizzazione e per tutto ciò che si riferisce alla conoscenza che la loro immagine può produrre in tutti i vari e intersecati aspetti che si accompagnano alla valorizzazione stessa. Il professor Rovida ha coinvolto, come già in altre iniziative in cui ha dato prova della sua capacità, l'ingegner Rita Brunetti, che è la terza curatrice della mostra. Io direi che ho parlato già anche troppo e preferirei a questo punto ringraziare tutti, complimentarmi ancora sia con gli organizzatori della mostra, ma ancor prima con coloro che hanno dato vita e tengono così ad alto livello il Museo del Bijou. Credo che la cosa migliore sia adesso che ci affidiamo ai nostri amici di Casalmaggiore e ai nostri amici curatori della mostra per fare insieme una visita guidata che sarà senz'altro più proficua di qualsiasi altra mia parola. Grazie.